Siamo nel porto di Livorno dove abbiamo concluso le operazioni di sbarco dei 69 sopravvissuti che abbiamo recuperato durante 3 operazioni di soccorso. Le operazioni di sbarco si sono svolte in maniera molto tranquilla grazie alla collaborazione delle autorità locali a cui avevamo fornito tutte le informazioni utili per mantenere le famiglie unite e per attenzionare i casi vulnerabili. Purtroppo la navigazione verso Livorno ci ha impegnato per diversi giorni aggiuntivi, saremmo già potuti essere in un porto siciliano e avremmo potuto essere presenti nel cimitero che sta diventando il Mediterraneo anche a causa della mancanza di un sistema di ricerca e soccorso coordinato. In questi giorni abbiamo continuato la nostra attività di assistenza sanitaria. In particolare abbiamo visto un minore con un herpes zoster molto esteso e molto doloroso. Abbiamo continuato l'attività di assistenza al ragazzo con un'ustione abbastanza estesa nel dorso e nelle cosce. Abbiamo visto un paziente con dei dolori addominali importanti. Abbiamo anche rilevato un ragazzo giovane con delle ferite infette per un trauma recente avvenuto in Tunisia. Speriamo per loro adesso a terra in un futuro migliore di quello che hanno passato fino a poco prima che li trovassimo in mezzo al Mediterraneo.